Eccoci qua, siamo in diretta. E in ritardo. È in ritardo, ma la grande, ma va bene. Ma lo immaginavamo. Lo volevamo comunque fare, ci proviamo tutte le sere o tutte le mattine. Domani, non so, probabilmente la faremo la mattina, perché sicuramente non riusciremo a fare alle 6. No, Fabio ha un concerto domani sera, suona... Cosa non so cosa sta facendo dall'altra parte, aspettiamo un attimo. So, stiamo ci aspettando... Ciao Alex, siamo morti. Siamo morti su Instagram. Quindi aspetta un attimo, proviamo un attimo a vedere. Morto del tutto il cellulare, non è che si è spento? No. Aspetta, ci vabbè, riproviamo. Comunque. Intanto siamo su YouTube. Sì, su YouTube, buonanotte, sono un po' fuso. Siamo Facebook, su Facebook. E salutiamo intanto Alex. Alex, ciao, e ci sono altre due persone connesse. Siamo anche su Instagram, incredibilmente. Eravamo su Instagram, adesso forse. Siamo sì, okay. Ci siamo, ci siamo. Eccoci ciao. Qua. Allora. Quindi niente, domani Fabio suona in una pizzeria con il gruppo. E fino alle 6 sono costretto a lavorare su altro, quindi... E quindi vabbè, probabilmente anticipiamo... Alle 10 e mezza, perché alle 11 lavoro su altro. Quindi mi sa che faremo alle 10 e mezza domani, o alle 10, adesso vediamo. Adesso vediamo, ma vabbè. Comunque, tanto viene salvata la diretta, se non sei in diretta ci si vede dopo. Sì, per forza. Intanto siamo qui a casetta, sono le 9:15 quasi ormai. Sì, purtroppo stasera ci sovrapponiamo agli altri nostri amici Ernest e Lidia. Ma non potevamo ci dispiace farmi. Però o non facevamo la diretta o... E quindi dopo 3 giorni andavamo già fuori da quello che ci siamo detti. Era un punto d'onore, quindi tra l'altro bisognerà essere anche brevi perché il mio cellulare sta morendo. E quindi su Instagram probabilmente moriremo. Probabile. Vabbè, comunque. Velocemente... Siamo usciti su un nuovo numero di Camper Life, un nostro articolo che parla della Valle d'Aosta. Sì. Mercatini di Natale, ma non solo. E consigliamo, tra le varie cose, l'area sosta di Cogne. Un po' di area sosta, sì, c'è quella di Aosta, c'è quella di Gressoney Saint-Jean, c'è quella di One, poi le due di Cogne e Lillaz che sono praticamente... Sono gestite dalla stessa associazione, che sono comunali, quindi molto belle, costano anche poco. Quella di Cogne, proprio ai piedi di Cogne, l'altra Lillaz, praticamente a 5 minuti dalle famose cascate di Lillaz, che in questo periodo dovrebbero ghiacciarsi, quindi si possono scalare le cascate, sono proprio belle. Noi sì. Non le abbiamo mai scalate, no, meglio di no perché cadiamo giù, quindi. No, ma non c'è neanche speranza, però sono due belle aree sosta. Non era male anche quella di One, una volta non era male neanche quella da Aosta, ma Aosta è andata degenerando, quindi vabbè. Pazienza. Vabbè, comunque, perché ci sono tutti i mercatini di Natale in questo periodo, anzi, come sai, ben sapete, abbiamo fatto uscire aggiornati tutti gli articoli dedicati al Natale. Sì. E continueremo domani a farne sì, uscire domani, altri. Poi parleremo anche di Capodanno, insomma. Vediamo di dove darti consigli per andare a passare un buon Natale e un buon Capodanno. Guarda, c'è anche Iani. Ciao Iani. Allora... Oggi chiacchieriamo, giornata leggera dopo 3 giorni di serie. Pipponi filosofici sulla cos'è un travel blogger e qual è il suo lavoro e come facciamo noi e la nostra routine, quindi argomenti pesantoni. Andiamo a parlare del... Mandiamo un saluto a Iari Ghidone che è connesso su Instagram e andiamo a parlare di un argomento un pochino più leggero. Sì, allora stamattina la mattinata è cominciata in modo un po' triste, abbiamo dovuto portare Merlino dal meccanico come avevamo anticipato. Triste presto. Presto, sì. Ha problemi di infiltrazione, ha tutta una serie di problemi, ci si è allagato durante il viaggio sicuramente. Sì, ci hai sentito le persone in diretta. Probabilmente. E comunque l'abbiamo portato lì e avremo un mese e mezzo in cui non avremo Merlino a nostra disposizione. Triste. Ci stiamo già muovendo per avere... in testa dei camper, anche perché ci sono delle fiere, cominciano le fiere a fine gennaio, ma non solo, ci spera di andare da qualche altra parte, quindi probabilmente testeremo dei van la prima volta per noi, vediamo cosa ci riusciamo a recuperare questi da gennaio in poi. Ma non è il van quello che ci piace a noi. No, appunto, siamo proprio diversi dai full timer anche in questo. Solitamente i full timer, non tutti però, amano il van perché comunque offre un sacco di comodità negli spostamenti e quant'altro, può raggiungere posti che con un camper solitamente non può raggiungere. Ma noi siamo diversi anche su questo perché noi amiamo la comodità e gli spazi enormi. A parte che in camper lavoriamo e lavoriamo tutte e due con i computer, quindi
avere il problema del van e anche le dimensioni stesse del, dello spazio. C'è chi ci lavora benissimo, ma noi siamo anche gente di panza, dopo sì, tutto, e quindi è anche un problema proprio di spazi fisici sì, per noi. Sì. E quindi siamo abbastanza, io sono almeno personalmente sono abbastanza largo, quindi ho bisogno di camper comodi. Vabbè, poi ogni tanto con noi in camper viene anche mia nonna, che di sicuro in un van non riuscirebbe a muoversi, ha già problemi sul camper, sul van penso se sarebbe... stringiamo le pose ha ancora più problemi sì. E poi soprattutto è forte perché lei si ferma, si piazza in mezzo, sì sì assolutamente, sembra Lucky. Ha un'abilità, sembra Lucky, il cane di mio mamma, di fermarsi, si piazza lì in mezzo e tu circondavigarla in casa più o meno una certa, vabbè, ma che lei cerca di non stare tra i piedi, giustamente lei si piazza in mezzo, però il camper ha spazi ridotti e quindi puntualmente, vabbè, a parte quello, si ferma in mezzo. Comunque quindi... camper dei sogni, camper dei sogni per noi deve avere, vabbè, motorhome, se detto motorhome perché vogliamo vedere, ci piace la mega vetrata davanti, poi vabbè la dinette, quella abbastanza larga che ci permette di lavorare, poi come abbiamo già da noi il bagno con la doccia separata. Sì, diciamo che tanti motorhome adesso hanno proprio la doccia separata letteralmente, e ci sono due locali perché diversi. Questo perché ci porta alla camera che noi vorremmo. Vogliamo cioè, noi la camera con letto nautico. Ci piace il letto centrale nautico, perché... quello che fa proprio camera da letto di casa, sì. Quindi sostanzialmente sembra un bilocale. E lui può portarmi la colazione a letto. Quindi, io ho un bravo marito, la domenica, a volte anche il sabato, mi porta la colazione a letto con il vassoio, se provasse a farlo su Merlino faccio dei danni e basta. Farebbe una finaccia. Quindi noi adoreremmo il camper con il letto nautico. E ne abbiamo puntato uno nello specifico. Sì, ma non possiamo, realtà, dire no. Poi vedremo, più avanti te lo faremo vedere. Però... se possiamo l'andremo a scoprire insieme facendoti le riprese, una bella recensione. Diciamo che per come piace usare a noi il camper, a parte gli spazi che ci servono per lavorare, per muoverci e quant'altro, letto comodo, bla bla bla, a noi piace usare anche il camper d'inverno. Tanto sì. D'inverno, sappiamo che tanti camperisti lo mettono in garage all'anno, 6 mesi l'anno. Noi non siamo non così. Tutti, ma ne conosciamo che comunque tant'è che non abbiamo, lo sfruttano d'inverno. Proprio per questo abbiamo fatto montare il Webasto sul nostro camper. Dal centro camper Lodi. Sì, diciamo che ci piace la libertà di poter usare il camper in ogni sempre. Stagione senza vincoli. Anzi, quindi... diciamo quasi quasi la preferiamo d'inverno che d'estate. Beh, c'è meno gente in giro e c'è meno caldo. Meno caldo, insomma, e quindi... Anche se abbiamo il Biesa, ma... Sì, ma comunque... Per certi versi il camper d'estate... A me il rumore del Biesa o del condizionatore dà fastidio, non dormo. Dormi con mia nonna che è russa, voglio dire, non è vero, mi sveglio spesso, quindi vabbè, però dormi, vabbè, comunque questo è il camper che adoriamo, che vorremmo prima o poi riuscire a fare. Sì, a me piace tanto lo blu anche sul tetto, quello bello panoramico, mi piace tanto. Sì, sì. E ovviamente ben coibentato, predisposto sì. Per l'inverno, molto probabilmente mi piacerebbe montare sulla Truma 6000 DE. Lui sta già guardando gli accessori. No, beh, è fondamentale perché la Truma sì, 6000, che vabbè è adatta per la cosa grande, innanzitutto è D, quindi diesel, ma soprattutto è anche elettrica, di conseguenza... Pro e contro del nautico, ci chiede Marco Guidi Brescia. Pro contro, allora... È una questione di gusto... Allora, sicuramente il nautico ha il pro che è praticamente un letto di casa, come dimensioni, diciamo, come spazi. Che... anche per salirci ci puoi girare intorno sì, su tre lati su quattro. Contro è che comunque ti allunga il camper, sicuramente, sì. Perché non hai più il letto trasversale, come abbiamo detto noi, ma è longitudinale sul verso di marcia, quindi ti allunga il camper. E anche, tra virgolette, il contro, che può essere anche a favore, è che hai meno spazio sulla zona, diciamo, giorno, perché comunque la zona dietro è un bilocale, quindi solitamente la... pianta di un motorhome con letto nautico è fatta, vabbè, chiaramente i sedili del guidatore e del passeggero partecipano alla dinette, quindi possono ruotare. C'è la dinette, poi di solito c'è la cucina, nel camper di nuova generazione adesso ci sono due localini separati per il bagno, il WC e il lavandino e la doccia. Spesso qui c'è anche una porta sì. Che può separare la zona del bagno dalla zona giorno. Il problema qual è? Che la zona giorno di conseguenza diventa molto più piccola se vuoi stare in dimensioni di camper sotto i 7 metri, mentre se vuoi stare comodo vai tranquillamente vicino ai 7 metri e mezzo più o meno da tutti.
Sì, e poi appunto oltre a questa ipotetica porta di separazione c'è la camera da letto, sì. C'è questo letto che non ha proprio una forma rettangolare, quindi anche lì o ti compri delle lenzuola, delle coperte specifiche o ti metti di buona lena e rincalzi sotto, però di contro è più facile rifare il letto perché di puoi contro girare, anche che girare girati. Intorno molte volte proprio perché vogliono, comunque la gente vuole avere questo mezzo ma stare sotto una certa dimensione, lo spazio di passaggio tra il camper e cioè il letto e i due comodini, perché anche i due comodini hai due armadi separati, almeno due armadi, tante sì. Volte anche il sotto del letto può ti fungere da cabina, però armadio, il passaggio non diciamo non è così agevole. Diciamo che per dire noi riusciremo a salirci, ci sono comunque sì, no, è proprio degli proprio scalini alti, sì, è stretto, cioè vabbè, è stretto. Lì poi dipende da modello a modello, alcuni sono un po' più ampi anche perché in base al camper, come ti dicevamo, la maggior parte delle persone con cui vuole la botte piena e la moglie ubriaca, diciamo così, quindi vuole sì. Il letto nautico ma stare sotto i 7 metri, sotto, se possibile sotto i 7 metri. Sì, per una questione di guidabilità. Guidabilità, sì. Però anche perché ti ricordiamo che sopra i 7 metri non puoi usare la terza corsia dell'autostrada se c'è. Va detto che il camper, ogni camper bene o male, consuma come un missile, una specie di Ferrari, sopra i 100 km orari, quindi è difficile anche normalmente andare in sì. Terza corsia. Insomma. Quindi però a noi piace proprio questa disposizione a doppia stanza. Da proprio l'idea di casa, certo non è l'ideale per una famiglia, va bene per una coppia, una sì, coppia anche motorò, giovane. Perché motorò, ma anche con dei figli perché hai il letto davanti. Sì, diciamo però, che è proprio ideale per sì, una coppia. Per la coppia. Però comunque ecco. Il motorhome rispetto ai semi integrali. Coppia anche giovane, perché per salire sul letto appunto non è comodissimo. No, ma alcuni vero. Letti però si possono anche sì. Abbassare, dipende dal modello che prendi. Sì, hai il garage ampio di solito. Sì, oppure hai un gavone passante, quindi non puoi mettere una moto o le biciclette, ma puoi portarti tutto perché lo spazio è abbastanza grande. Hai degli spazi di stivaggio molto ampi perché sopra la testiera del letto tendenzialmente hai sia dei mobiletti dove portare per mettere la tua esatto. Roba e due armadi separati che ti permettono di portare veramente tanta roba. Sì, tendenzialmente anche, è bello anche il letto, dal punto di vista di arredamento. Anche il letto è un letto tra virgolette contenitore, quindi potresti avere dentro la tuma. Però comunque sì, la truma non tutti occupa, possono essere usati sì, come però la truma non occupa così tanto spazio. Però anche a livello visivo diciamo è bello perché hai sui due lati del letto le finestre, quindi ti dà proprio l'idea di casa. Spesso c'è anche l'oblò sopra, sì. Dipende. Hai la tua testiera del letto con le abat-jour, insomma è carino da vedere, ti fa davvero sentire diciamo il più grande difetto in albergo, il più grande difetto è che comunque o sono costretti a allungare il camper o sei costretto a passare degli spazi piccoli, sì. Sostanzialmente. Diciamo che così abbiamo finiamo perché il tuo cellulare sta sì, il mio cellulare sta morendo. Comunque, chissà se poi speriamo. Riusciremo a far vedere qualcosa di... Ma sicuramente già sul nostro canale c'è già un video. Sui motorhome, sì, con letto nautico, sì. Perché c'è un sunlight che abbiamo potuto visionare da Green Caravan qui a Node. Ed è effettivamente molto bello per il costo, una qualità forse prezzo. Forse anche quello di Villata era con... No, c'è Villata, è un semi-integrale, quello che abbiamo messo. Ciao Emiliano! Ciao Emiliano! Però se vuoi vedere un motorhome... C'è anche Chicca. Se vuoi vedere un motorhome con questa disposizione, c'è un video sempre dedicato sul nostro canale YouTube in cui si parla di un camper Sunlight di questa versione. Ti mettiamo su YouTube domani direttamente nelle descrizioni il link ai due dei due mezzi in maniera tale che puoi andare a vedere. Direi che adesso salutiamo che se no muore su Instagram. Sì, il cellulare era mezzo scarico. E ci vediamo domani mattina questa volta. Sì, per le 10. Sì. 10 sì, perché io alle 11 e mezza devo staccare assolutamente. Dalle 11 devo staccare assolutamente. Vabbè, 10. Ci vediamo domani alle 10 di mattino. Ciao, e ciao anche a tutti su Instagram. Ciao.